questa risposta è stata, ha fatto scuola, ben al di là del romanticismo. Ma che cosa rimane oggi di questo? Cioè, c'è ancora la percezione di un'opposizione dell'individuo al destino? Questo è il mio male. Questo può affermare di tutto il sospetto che l'idea del tragico viene inventato in Germania verso la fine del 700 da Schiller e da Schelling, e che viene fatto nella scia della seconda critica di Kant, dove proprio questa opposizione tra necessità e libertà dell'individuo viene sviluppata, e nella terza critica di Kant, dove il sublime viene usato per mettere il fallimento come una categoria estetica. Prima del 1790, la parola tragica si riferiva al genere letterario della tragedia. Se noi parliamo oggi di una tragedia, di un incidente stradale tragico, vuol dire che non solo una persona, ma varie persone sono morte, e più grave ancora di un incidente stradale non tragico. La parola tragica nobilita la sciagura e lo rende più imperativo come un concetto di pietà. Per i greci, un incidente stradale tragico era quello con cui Edipo è andato a battere contro suo padre, perché era un incidente che succedeva in una tragedia. In un certo senso è vero che il tragico come concetto può solo sorgere quando la tragedia come genere letterario diventa meno vitale. Se uno si chiede nella letteratura contemporanea qual è il genere letterario che veicola il tragico, anch'io ho la stessa perplessità che ha Diego Lanza, perché questo tragico per me è diventato un concetto in parte superato e in parte banalizzato. Nessuno crede oggi, credo, che il singolo è pienamente libero. Nessuno crede oggi in una necessità assoluta contro cui il singolo deve definire la sua resistenza. Questa era una filosofia kantiana e post-kantiana, però nel nostro mondo quantistico e postmoderno è difficile credere questo. Però in un altro senso, credo che la letteratura oggi ha esattamente lo stesso compito della tragedia greca, se veniamo alla tragedia nel senso di Aristotele, non come un'istituzione religiosa politica, ma come la storia dei tentativi degli esseri umani di essere felici e i loro fallimenti, io sembra a me che tutta la letteratura seria moderna ha proprio questo come oggetto. Madame Bovary, Proust, James Joyce, Thomas Mann, tutti i grandi autori, tutti i grandi romanzi, ci mostrano persone che provano a raggiungere la felicità e che falliscono più o meno gravemente. La differenza fondamentale tra tragedia e il romanzo contemporaneo serio è che la tragedia fa astrazione delle circostanze della vita, non prova ad essere realistica nel senso di i particolari quotidiani, non prova a mostrarci un individuo tale che solo lì avrebbe potuto esistere, generalizza, lavora con categorie, ci mostra un tiranno che anche questo tiranno, ma neanche perché non tutti i tiranni. Mentre il romanzo moderno ha servito per compito di mettere il singolo dentro il suo contesto sociale,
dentro le particolarità della vita quotidiana per darci l'idea di un'individualità inscambiabile con quella di un'altra persona. Noi abbiamo l'idea che conosciamo Madame Bovary, che conosciamo Marcel, meglio di tutta altra persona, anche meglio delle persone reali che ci circondano, e che queste sono persone uniche. Questo è diverso dalla tragedia greca e in generale è diverso dalla letteratura greca e romana, paragonata con quella moderna. Per questo è un altro studio e spiego di nuovo il microfono e vi chiedo il mondo. Dice, fa vederla dai vecchiotti e tre anni, che dice
resistere contro la fruttite. Lei non vuole andare da Bari perché lei lo disprezza. Poi la Dide viene e dice: se tu provi a resistere contro me, io ti distruggo. Vediamo qui che Omero ha fatto tutto quello che poteva per lasciare gli elementi indispensabili gli stessi, ma per cambiare la valutazione morale e la psicologia della persona. Poi, dopo, nel quinto secolo, anche prima, quasi sicuro, c'è l'idea di salvarla dicendo che non ha fatto tutto quello, che quello che è andato a Troia non era Elena, ma era un fantasma. E abbiamo sicuro un paladino su questo, abbiamo in Orto, questo re, abbiamo una tragedia di Euripide, Elena. E qui vediamo Elena in Egitto, ignara e virtuosa, che fa di tutto per resistere il faraone egiziano che vuole sposarla, perché lei resta fedele a Menelao, anche senza sapere se Menelao è vivo. E quando Menelao torna a questo giudizio, quando Menelao torna c'è un milione, e vediamo per forza l'unica volta in tutta la tragedia greca, un matrimonio felice, in cui Elena e Menelao sono proprio contenti di vedersi, si baciano, si raccontano tutte le belle cose che hanno fatto e che faranno insieme. Questo manca, a parte questo, quasi completamente nella tragedia greca, ed è un'innovazione, come la figura di Elena è un'innovazione. Si può aggiungere che è una delle tragedie meno note di Euripide, e forse questo è la risposta più breve alla tua domanda. Non mi resta poco da aggiungere. C'è una cosa importante che dimostra, ha spostato il discorso dal personaggio al mito. Cioè è il mito l'oggetto della, come tra l'altro diceva che Aristotele, in questo non era tanto sprovveduto. È il mito che è il centro della narrazione poetica. E tenete conto che narrare, mitos cosa vuol dire? Mitos vuol dire racconto, tanto per sgombrare ogni dubbio. Per un greco mitos è racconto. Se vogliamo andare ai racconti antichi, Aristotele dice mitos il paradomeno, cioè i racconti tradizionali. Per levare poi tutto quella, perché quella è una cosa tanto importante, tutta quella patina di sacralità culturale che il mito ha assunto a partire dalla metà del Settecento, quando invece di favola Gordon Heine parla di mythos, e allora guardate che non usa più il termine latino tradito, favola, che poi vuol dire racconto, e prende questa strana parola che non esiste se non in greco e in tedesco trasmetterà. Allora, spostando al mito, ora ogni narrazione del mito in realtà è una rinarrazione, e quando voi raccontate qualche cosa che avete ascoltato è già qualcosa di diverso, diventa qualcosa di diverso, non sono qualcosa di diverso, diventa in certo senso la spiegazione di quello che avete ascoltato. Allora, il raccontare il mito vuol dire anche spiegarlo, ma perché spiegarlo? Io ho l'impressione, cioè l'impressione non è un'impressione, è un'impressione di un quasi ottantenne, quindi ha una lunga stratificazione, e ho l'impressione che una parte almeno, non dico tutti, ma una parte almeno delle storie che i greci si raccontavano non erano loro molto chiare, non erano affatto chiare,
e non erano affatto chiare, perché arrivavano da un'altra epoca e molto probabilmente anche da altri popoli, in molti casi. E quindi cercavano di spiegarmi. Questo in Omero è molto chiaro, no? Cioè, in Omero molte volte racconta cose che poi non capisce. E offre spiegazioni che sono sbagliate. Come facciamo noi a dire che sono sbagliate? Beh, evidentemente col senno di poi e col senno antropologico di poi. Ma questo è il discorso che ci porterebbe fuori. I magici all'università di Omero invece devono rappresentare, qui si viene da un altro tema che però è compreso già nelle domande che sono state proposte, ma lasciamo un attimo da parte. Cioè, qual è la differenza tra il racconto narrativo e la rappresentazione? Resta il fatto che anche la rappresentazione teatrale è un modo di cercare di spiegare. E allora si capisce a questo punto perché questi personaggi vengono riempiti di emozioni, di affetti, di odi, di risentimenti. Perché questo spiega da un punto di vista psicologico, se voi potete dire. Certo, ma però spiega, in qualche maniera spiega. Cioè, cosa vuol dire spiegare? Rendere comprensibile. E cosa vuol dire rendere comprensibile? Vuol dire rendere verosimile. Perché poi in ultima analisi noi capiamo quello che ci appare verosimile. Altrimenti non lo capiamo. La risposta è non capisco, non capisco il suo comportamento. Questa è. Invece capire vuol dire appunto cercare di avere reso verissimile. E credo che sia questo lavoro, questo grosso lavoro, che è un lavoro psicologico, evidentemente, che poi è quello che, come diceva prima, rimane depositato nel genere tragico e lo contraddistingue per sempre. Cioè, la rappresentazione della tragedia è tale che deve avere un contenuto psicologico. Non deve avere una unicità, come diceva. Una cosa è la spiegazione psicologica, una cosa è l'unicità. E a proposito dell'unicità, una piccolissima. Tu hai risposto molto bene a quella domanda. Però lo scrittore più recente a cui ti sei rifatto è Marcel Proust. La domanda era oggi. Questo può essere un oggi per me, ma non per loro. Questo è il fatto. Posso dire che però per me? No. Il primo riguarda quello che Diego Lanza detto, che mi sembra importantissimo sulla tragedia come modo di spiegare i miti. I miti greci sono strani. Non c'è una storia che non è piena di cose assurde. È proprio per questo motivo che sono rimasti, perché sono testi di perplessità. Ognuno che ha raccontato queste storie ha dovuto provare a renderli plausibili. La parola che Diego ha citato da Aristotele è ecos, cioè deve essere plausibile. Ognuno lo fa in un altro modo. Omero l'ha fatto in modo suo, i lirici in modo loro, i mitografi in modo loro, eccetera. Ciò che la tragedia ha fatto per la prima volta è che non ha raccontato queste storie dal punto di vista di uno che sapeva già tutto e che giudicava e raccontava fino alla fine, ma ha fatto venire sul palcoscenico le persone stesse. I personaggi della storia mitica antica lì davanti a noi, senza un autore, senza un poeta che li racconta, che devono presentarsi a noi e agli altri personaggi in modo plausibile. Questo era un altro modo di spiegare e rendere plausibile il mito,
che ha avuto un successo straordinario, perché una cosa ascoltare quello che ti racconta tutte queste gente, un'altra cosa vederlo davanti a te. In questo senso la tragedia fa un passo verso la psicologizzazione dei personaggi che sta già stato anticipato da Omero e che continua con Aristotele. Da questo punto di vista c'è una continuità tra il modo in cui la tragedia focalizza su persone che fanno delle cose e fallisco e su Aristotele. Secondo punto, le limite a quanto uno può cambiare il mito o il personaggio e restare nello stesso mito. In generale questi limiti sono molto più stretti nell'antichità di quanto sono nella letteratura moderna. In generale la fortuna dei testi classici nei tempi moderni è molto più liberale per ciò che riguarda cambiamenti radicali. Penso per esempio alla Medea di Christo Wolf, dove Medea non ha ucciso i bambini. La cosa più famosa di Medea non l'ha fatto lei, è stata fatta dalle Corinzi e poi hanno dato la colpa a lei. Di questo c'è anche un mito antico che lo dice, ma non c'è nessuna tragedia che indica questo, perché vedere quello che uccideva i bambini. C'è un Filotete di Heinrich Runge, un grandissimo poeta e tragico della DDR, in cui al momento più grave, Neoptolemo uccide Filotete. Tutta la tragedia di Sophocle si basa su come si salva Filotete e come si reintegra Filotete nell'esercito greco e come Neoptolemo può diventare un eroe lui stesso. Nella DDR non c'è questa possibilità e per frustrazione, per rabbia, Neoptolemo uccide Filotete. Questo nessun greco avrebbe mai concepito. Non parlo del film su Troia che è stato fatto alcuni anni fa, soltanto perché non l'ho visto. Però quello che si parla anche lì fanno dei cambiamenti che forse erano di meno grande pregio artistico, ma di questo non posso dire. Terzo e ultimo, Diego vi ha confrontato con assoluta giustizia, perché quando ho parlato di letteratura contemporanea mi sono fermato negli anni 20 del scorso secolo. Direi che la stagione del grande romanzo europeo è andata a finire più o meno tra gli anni 30 e gli anni 50 e che i romanzi continuano ad essere scritti, pubblicati, letti tantissimi, ma in un certo senso direi che il compito di comunicare alla massa della gente la psicologia umana, i tentativi di essere felici e i fallimenti, è stato affidato non più al romanzo ma al cinema. E che se il romanzo oggi non ha lo stesso pregio, forse, di quello dell'Ottocento e del primo Novecento, è perché allora non c'era il cinema. E che il cinema fa su me e su molti milioni di altre persone lo stesso effetto che fa la grande tragedia e il grande romanzo. Ci sono molte domande. Poi abbiamo parlato di una presunta lettura filosofica, diciamo, nel
l'umanità appunto nella storia, quindi trasportare tutto su un piano appunto di evoluzione della società da tempi arcaici a tempi moderni, dei greci, e quindi intendere il senso di tragico non più come nell'Ottocento, 1800, di individuo in lotta contro la società o contro un cliente, quanto ad esempio appunto di società in continua evoluzione, quindi un senso di tragico che si è un po' andato a perdere o a modificarsi, insomma. Quindi che i greci potessero intendere un discorso del genere. Non sono sicuro di condividere la premessa che c'è stato un sviluppo continuo di narrare della società umana. Quando io vedo quello che so io della storia umana, che è molto poco, vedo episodi brevi di progresso e molti lunghi tempi dell'opposto. Questo non vuol dire però che non può fare il sentito di una lettura sociale della regia. In quel caso, io le proporrei due letture. Una della regia greca, nella società ateniese del secolo XV, e l'altra della sociologia del fascino per la regia greca oggi nella nostra società, perché come abbiamo detto stranamente la tragedia c'è ancora. Comincio come prima. La tragedia è nata probabilmente come nel contesto della tirannia in un affetto anti monarchico. Tutte le tragedie ci mostrano re, tutti gli eroi sono re, tutte le tragedie ci mostrano il fallimento di questi re, che falliscono per vari motivi, per famiglia, per problemi interni, eccetera. Alla fine di queste tragedie, spesso questi re sono morti. Contro i re, le tragedie ci fanno vedere sempre un coro. Il coro può essere persone nobili, ma per la maggior parte sono persone ordinarie e anche spesso spiane. Non è una regola fissa che alla fine di ogni tragedia greca il re deve morire, ma è una tragedia fissa che alla fine di ogni tragedia il coro deve morire. Il coro non può mai essere messo in discussione. Questo vuol dire che il coro che ci mostra persone come noi, più o meno, sopravvive e deve sopravvivere e deve fare i compromessi che non deve fare per sopravvivere. Non possono volere troppo, non possono volere solo per se stesso, eccetera. Mentre gli eroi ci mostrano modi in cui uno che vuole troppo, uno che vuole troppo per sé, o troppo per la sua famiglia, inevitabilmente fallisce. Secondo me, questa descrizione rende plausibile un'analisi sociale in cui la tragedia è un modo di discutere dei problemi della convivenza in una democrazia senza re e dei compromessi che uno deve fare se vuoi continuare a far parte di questo gruppo. Cioè la tragedia può essere vista come un'espressione delle tensioni sociali ad Atene e anche un modo di discutere politicamente di queste tensioni. Oggi è straordinario che la tragedia greca non solo viene letta da scolari e da allievi e da studenti alle scuole e alle università, che poi non hanno molta scelta, viene anche portato sulla scena, non solo in Italia, ma in tutta Europa, in tutto il mondo occidentale e sempre di più in tutto il mondo.
chain functional incredibile in alcuni tragedie, non in tutti. Cioè, ci sono sei tragedie più o meno che fanno il 90% di tutte le messe in scena. Sono quasi tutte tragedie su donne. Per esempio, di Sofocle Antigone e non Edipo. Di Euripide, Le Troade, Medea e Ippolito. E poi Clitennestra nell'Agamennone. Questi sono i sei più importanti. Questo vuol dire che il teatro moderno offre una possibilità di riflettere sulla psicologia e sulla sostanza morale della donna nella società. E qui noi prendiamo un studio